Adesso andiamo a consultare il nostro drive. Come ormai già sappiamo, la presenza del drive è sempre qui nell'icona delle app di Google, e l'icona drive è questa, clicchiamola ed entriamo. Siamo dentro il nostro drive, ci sono tutta una serie di documenti, di file, abbiamo l'accesso rapido. La cosa che per noi è più importante è questa: quando si effettua l'accesso a Classroom, il drive genera immediatamente la cartella Classroom. Quindi noi basterà cliccare su questa cartella che troviamo, Classroom, per andare poi dopo a esplorarla. Tenete presente che il drive ragiona perfettamente come un computer, quindi per indirizzi abbiamo la nostra barra di navigazione, il mio drive, che poi si completa passo passo in base alle cartelle che vengono progressivamente aperte. Quindi andiamo su Classroom e, come potete vedere, ci sono tutta una serie di cartelle che riguardano i vari compiti che sono stati realizzati in base ai corsi. Noi adesso andiamo subito nel corso Storia dell'arte medievale. E qui abbiamo già tutti i vari esercizi che abbiamo creato, le cartelle con i vari esercizi, le immagini che avevamo caricato e che sono state catalogate. Apriamo l'ultima cartella relativa all'ultimo esercizio che abbiamo svolto. Vedete, qui dentro c'è il PDF dello studente. Ecco perché poi dopo l'azione di scaricare i file è anche abbastanza obsoleta. Perché? Perché andate voi a scaricare il PDF sulla vostra macchina, quindi andate a riempire le memorie del vostro computer, quando in realtà il PDF è sempre archiviato sul drive, consultabile in ogni momento, sta lì. Quindi inutile andare ad ingolfare la propria macchina, meglio sempre sfruttare lo spazio in cloud del drive. Guardate la barra di navigazione, adesso ci mostra tutta la serie di cartelle che sono state aperte. Voi potete tornare indietro facendo un passo indietro, utilizzando le frecce di navigazione del browser, oppure andando semplicemente a cliccare le singole cartelle che vi rimandano poi dopo al vostro spazio Classroom. Per quanto riguarda invece il problema delle griglie, se avete esportato una griglia vi creerà questa cartellina esportazione griglia, dove voi trovate le vostre griglie di valutazione. Se invece non siete in possesso di questa cartella, non avete esportato griglie, non avete creato griglie e quindi vanno generate ex novo, oppure avete scaricato dal sito internet la griglia e volete caricarla all'interno del vostro Classroom, molto semplice. Basterà cliccare sulla cartella Classroom e poi dopo, anche senza creare la cartella delle griglie, potete andare a cliccare su Nuovo e andare a fare il caricamento di file. Si apre la finestra di dialogo con le cartelle del vostro computer, selezionate il file che avete scaricato e apritelo. Come potete vedere, terminato il caricamento, il file è ora presente all'interno del drive. Questo file è ancora in formato Excel, quindi la prima cosa da fare è andare ad aprirlo in fogli. Doppio clic, lo visualizza, trovate questo pulsante apri con fogli, cliccate apritelo in fogli. Abbiamo aperto con fogli il nostro file, ora dobbiamo semplicemente cliccare su file e andare a salvarlo come foglio di Google. Perfetto, in questo momento la nostra app Fogli ha generato la griglia di valutazione in fogli e quindi ora dobbiamo semplicemente chiuderla e andare a caricarla. Vedete, all'interno del nostro drive sono stati generati due fogli e il simbolo verde con questa sorta di croce è fogli di Google, il simbolo con la X è invece il formato Excel. Nel momento in cui adesso andremo a aprire la griglia di valutazione nel Classroom, dovremo cercare e individuare quello corretto. Piccolo esercizio di prova, andiamo a cliccare su griglia e importa da fogli.
Qui adesso sono presenti alcuni file che già erano all'interno, però cerchiamo di andare a effettuare una ricerca un pochino più corretta, entrando nel mio drive ed entrando nella cartella Classroom per essere sicuri di selezionare il file giusto. Come vedete, siamo ritornati nel mio drive e abbiamo i due file che abbiamo visto prima. Ricordatevi l'icona di fogli, l'icona di Excel, cliccate sull'icona di fogli, andate a cliccare su Aggiungi e la griglia è stata caricata. Basterà cliccare su Salva per applicarla. Abbiamo visto come si comporta il nostro Classroom, come si strutturano tutti gli aspetti del Classroom e dove andare a cercare tutto il materiale all'interno del Drive. Ricordate, avrete la vostra cartellina Classroom dove dentro è consultabile tutto il materiale, però è ovviamente sempre consultabile all'interno della piattaforma Classroom. Voi potete scegliere, avete la possibilità di molteplici percorsi, quello che è più comodo per voi. Il Drive archivia i file, archivia i documenti, quindi se dovete semplicemente andare a verificare se c'è un documento, senza stare lì a ripercorrere tutte le prove, gli esercizi che sono all'interno del Classroom, entrate all'interno della cartellina che è stata archiviata nel vostro Drive e andrete semplicemente a cercare i singoli file. Altrimenti, sempre percorrendo il vostro Classroom, quindi tutto lo stream e tutti i contenuti che sono presenti, voi troverete tutto il materiale che avete generato, che è stato assegnato, che è stato salvato e che è stato gestito dagli studenti. Per cui non mi resta che augurarvi un buon Classroom a tutti.